programma è offerto da Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it. Buonasera amici del karting e ben ritrovati in questa nostra nuova trasmissione. Questa sera ad essere protagonista sarà nuovamente il monomarca Easy Kart, che presso il tracciato del Cremona Circuit ha disputato il quarto atto stagionale di questa bellissima stagione 2023, targata appunto Easy Kart by Birelart. Come sempre saranno le immagini a tenerci compagnia e vi mostreremo tutte le gesta dell'Easy Driver, che veramente in quel di Cremona, come sempre, sono state ai massimi livelli. Tra poco vi presenteremo i protagonisti di questa puntata. Prima però vado a dare un ben ritrovata alla nostra Miriana Parlato. Buonasera Miriana. Buonasera Ricky e tutti quanti voi a casa. Ci attende veramente una puntata molto 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 interessante. Ecco, tra l'altro per Miriana Parlato il debutto in casa Easy Kart. Esatto, è la prima volta e anzi non vedo l'ora anche io di raccontarvi ciò di cui andremo a parlare di questa meravigliosa manifestazione. Vado a salutare, per quanto riguarda la categoria 60 Easy Kart, è stato un grande protagonista in quel di Cremona, il pilota del team Redder, Tommaso D'Ambrosio. Buonasera Tommaso. Ciao a tutti, io sono Tommaso D'Ambrosio e la mia prima gara in Easy Kart con Redder Racing. Bene, tra poco ci racconterai come è andata e poi abbiamo chi in quel della 100 Easy Kart ha davvero trionfato, il pilota del team Ace Racing è con noi, Nicolas Sari. Buonasera Nicolas. Buonasera a tutti, mi chiamo Nicolas, è la seconda gara dell'Easy e corro con Ace Racing. Ecco, quindi alla seconda gara già una super super vittoria, come andremo a vedere tra poco. Esatto, andremo tra poco a parlarne, ma prima di partire con la puntata voglio ricordare Peter Cerni del team Spirit Racing, che pochi giorni prima della gara di Cremona ci ha lasciati. Il Circus della Easy Kart l'ha voluto ricordare anche con un minuto di silenzio, perché Peter era una bellissima persona che aveva un pensiero per tutti, sempre disponibile verso gli altri, ed era impossibile non volergli bene. Noi siamo vicini alla sua famiglia, agli amici di Peter e a tutto il team Spirit Racing. Purtroppo dopo questa tristissima notizia tutto il paddock della Easy Kart è rimasto veramente spiacevolmente colpito. Noi andiamo subito a lanciare una clip, cara Miriana, che è quella introduttiva del round di Cremona. Vai, Easy Kart, può partire. We'll be right back.
Ora però spazio alle gare e lasciamo partire gli scatenati pilotini della 60 Easy Kart che come sempre ci hanno regalato un grandissimo show. Guardiamo. Easy Kart 60 vince Andriy Kruglik. Il Max Verstappen della Easy Kart 60 ha colpito ancora. Pole position, vittoria in sprint race e trionfo in finale per Andriy Kruglik. Dietro di lui lo spettacolo non è comunque mancato, con diversi piloti a gareggiare per il podio fino alla bandiera a scacchi. La medaglia d'argento è andata a Tommaso D'Ambrosio, sempre tra i migliori, mentre quella di bronzo è stata conquistata da David Davoli. Sul podio allargato Nicolas De Bortoli e Leonardo Lanza, rispettivamente quarto e quinto. Con quasi 30 piloti al via, le crono vanno a favore di Andriy Kruglik del team Tsunami. Seconda piazza per Gioele Girardello e al terzo posto troviamo il nostro Tommaso D'Ambrosio. Raccontaci un po' di queste crono. Queste qualifiche sono andate molto bene per me. Abbiamo avuto un problema all'inizio perché non partiva il kart, dovevo prendere qualche scia, però sono riuscito a rimanere concentrato e ho fatto una buona posizione. Ecco. Dalle crono ci spostiamo alla sprint race, dove sei autore di un buono spunto e mantieni per i primi giri la terza piazza, mentre Kruglik deve difendersi da Girardello. I due sono incollati. Raccontaci questa parte iniziale di gara. Ho fatto una bella partenza attaccandomi ad Andriy, non ho avuto abbastanza spazio per infilarmi da Gioele. Sono cercato di stare più vicino a tutte e due che continuavano a combattere. E poi Davoli ha avuto la meglio con me sugli ultimi giri, si è infilato anche Leonardo Lanza che è della scuderia Black Hawk e poi Leonardo Lanza ha avuto un problema con Davoli, è andato sopra il cordolo, io dietro di lui l'ho preso, si è girato e ho approfittato e sono arrivato quarto. Bene, infatti da tre quarti gara in poi Kruglik allunga su tutti, come già comunque un po' hai anticipato tu, Girardello rimane secondo, mentre tu ti devi appunto iniziare a difendere da David Davoli che nel frattempo ti ha raggiunto e negli ultimi giri appunto come stavi dicendo ha avuto la meglio su di te. Esatto, ecco la sprint race termina quindi con uno scatenato Andriy Kruglik che va a vincere, seconda piazza per Gioele Girardello, terzo e Davoli e poi quarto il pilota del team Redder che abbiamo qui oggi nei nostri studi di GoTV, Tommaso D'Ambrosio. Allora, sei soddisfatto Tommaso di questa sprint race? Sinceramente non tanto perché mi aspettavo un terzo posto pensando che Davoli non ci arrivava, però può succedere ancora tutto in finale. Esatto, infatti, bravo ancora a non ci raccontare della finale perché tra poco ne parliamo. Veniamo ora alla finale, dove il nostro Tommaso D'Ambrosio appunto scatta come un missile e si porta subito in seconda posizione, alle spalle del leader Kruglik. Possiamo dire che è stata una bellissima partenza, giusto Tommaso? Sì, ho avuto la meglio nella partenza, sempre seguendo Andriy Kruglik. Nella finale ho riuscito a trovare lo spazio per infilarmi da Gioele. Esatto, sin da subito inizia una bellissima lotta infatti tra Tommaso D'Ambrosio e Gioele Girardello che però per un attimo ha la meglio su di te. Dico bene? Sì, perché siamo partiti, Andriy ha preso lo spazio per andare a portarsi la vittoria e io e Gioele continuavo a lottarci, c'è stato anche un certo momento che ci siamo presi e lì l'ansia è andata all'esterno. C'è stato un contatto? Sì. Un piccolo contatto, però dai, fa parte della gara, sì. Niente di scorretto, insomma eravate al limite, sì, giusto? Sì. Benissimo, perché Kruglik nel frattempo allunga, mentre D'Ambrosio tiene la scia di Girardello con un Davoli che segue la quarta piazza. Non sei riuscito più a passarlo, seppur non fosse molto distante. Sì, avevo qualche difficoltà a prenderlo perché poi come tempi eravamo tutti lì, a parte Andriy che
andava molto veloce, però io e Gioele eravamo lì, Davoli faceva un po' fatica però. Esatto, esatto. È proprio Kruglik che domina poi fino sotto la bandiera a scacchi e va a vincere la terza gara su 4 disputate. Seconda piazza per Gioele Girardello, che però sarà squalificato al termine della gara per la perdita del paracatena. Quindi in seconda posizione si insedia il nostro Tommaso D'Ambrosio del team Red Racing, gradino più basso del podio per David Davoli. Esattamente, tu sei soddisfatto di questo weekend, del tuo weekend, Tommaso? Molto soddisfatto perché rientrando nell'Easy Kart nella prima gara Cremona Circuit, che ringrazio Red Racing che mi ha ospitato sotto la tenda, il mio meccanico, tutta la famiglia, quelli che mi hanno aiutato. Quindi sei super soddisfatto. Sì. Benissimo. Che tra l'altro tu l'anno scorso correvi nell'Easy Kart, sei stato anche qui ospite in trasmissione, sì. Però le prime gare non le hai fatte quest'anno. No, cercheremo di far Castelletto, Castrezzato. Ci rifacciamo, ci rifacciamo. Ne sono sicura. Ora la classifica generale di campionato vede in testa Andriy Kruglik del team Tsunami con 235 punti. Al secondo posto troviamo David Davoli a quota 190 punti. Segue in terza piazza Gioele Girardello a 140 punti. Per te Tommaso, appunto come stavamo dicendo adesso, è stata la prima gara dell'anno, ci sono degli obiettivi, qual è il tuo obiettivo? Obiettivo di cercare di arrivare top 5 e meglio, e se anche si può riuscire, primo in campionato. Beh certo. Bene, bene, hai capito? Bisogna sempre puntare al primo posto, bravissimo. Cioè, insomma, c'ha la visione già bella delineata del chiara. Proseguo del 2023. E in ultimo, come ti trovi col team Red Racing? Tra l'altro è stata la prima gara con loro. Molto bene, ci hanno aiutato, quindi li ringrazio ancora. Bene, bene, bene. Noi adesso dalla classe 60 ci dobbiamo spostare alla 100 Easy Kart, dove abbiamo vissuto delle gare veramente straordinarie. Easy Kart 100, prima vittoria di Nicolas Ari. Prima vittoria alla seconda gara di sempre nella categoria Easy 100 per Nicolas Ari. Il giovane pilota ha ottenuto un importante hat-trick conquistando pole, P1 in sprint race e P1 in finale. Tante le emozioni vissuti nel corso della gara con Leonardo Marogna, che ha concluso in seconda posizione, e Pietro Santese in terza. Il pilota italiano ha preceduto di appena 4 decimi Davide Ostapenko, fantastico quarto, mentre al quinto posto troviamo Valentino Gaggia, che si riconferma ai piani alti delle graduatorie. Le cose sin dalle crono si mettono subito benissimo per il pilota del team Ace Racing Nicolas Ari, che fa siglare una buonissima pole, precedendo Leonardo Marogna, scusatemi, e Pietro Santese. Beh, crono col botto, no? Sì, alla fine siamo andati molto bene, anche se ero un po' preoccupato. Cosa che ti preoccupava? Di fare la pole position alla seconda gara della tua carriera? No, ero un po' preoccupato perché di solito succedono sempre delle cose nelle crono. E invece? Nel giro buono uno davanti mi ha frenato, però comunque sono riuscito ad andare davanti. Ecco, la sprint race ti vede subito scattare molto molto bene dalla pole position e rimani leader, mentre alle tue spalle lotta tra il portacolori del team Red Marogna e Santese. Ma poi Miriana, cosa succede? Ma poi le lotte serrate alle tue spalle ti fanno prendere quel gap di sicurezza per andare indisturbato dritto verso la vittoria.
Sì, sono riuscito ad approfittare anche di quelli dietro. Ho tirato la prima decina di giri e dopo, per un po' preservare carte e gomme, sono andato un po' più piano. Ma tu davvero è la seconda gara della tua vita? Dell'EasyCard. Nell'EasyCard, correvi da qualche altra parte. Sì. Con quasi 2 secondi di vantaggio vai a vincere su Marogna, al terzo posto chiude Pietro Santese. Ecco, Nicolas, ti aspettavi una performance così di rilievo? Da una parte sì, ma anche non così esagerata, essendo che era comunque la seconda gara. E beh, gara 2 comunque ti vede ancora scattare dalla primissima posizione, quindi partenza senza sbavature è la tua e rimani in testa, mentre in seconda piazza si insedia Pietro Santese, che ha la meglio sul suo compagno di squadra Leonardo Marogna. Quindi partenza ancora da guest star in questa fisicata. Sì. Ho fatto un po' più fatica nella seconda partenza, però me la sono cavata e sono riuscito ad andare via comunque. Esatto, anche agevolato dal fatto, anche per quanto riguarda la finale come la sprint race, dalle bagarre che avvengono alle tue spalle ti fanno prendere un po' di gap. Ma poi, cara Miri, cosa succede? Poi verso metà gara fai siglare anche il giro veloce della corsa che ti proietta verso una straordinaria vittoria. Sì, mi sono trovato bene e ho voluto provare a tirare per fare il giro veloce. Esatto, con un Marogna saldamente in seconda posizione, per la terza piazza Ostapenko invece deve difendersi con i denti da Santese, che verso metà gara avrà la meglio sul pilota del Team Tsunami. I due poi rimarranno in lotta per tutta la corsa. La finalissima invece viene autografata da uno strepitoso nonché di meno di Nicolas Ari del team Ace Racing, che vince con ben 1 secondo e 763 millesimi su Leonardo Marogna. Al terzo posto chiude Pietro Santese. Possiamo dire che è stato un weekend coi botti, coi fiocchi, Nicolas. Pole, vittoria sia in sprint race che in finale, giri veloci. Ma tu ti aspettavi tutto questo? Dici la verità. No, con tutte le gare che ho fatto non c'è mai stato un weekend che ho fatto 3 pole position. Fantastico, come ti sentivi? Ero molto felice, sì. Ero contento. Avete fatto un ottimo lavoro. Ma ora la classifica della 100 è veramente molto corta. Sì, Ricky, appunto, la classifica della 100 EasyCard è cortissima, con Jaroslav Nitsche che comanda con 137 punti. A solo una lunghezza troviamo Lorenzo Pignanelli. Terzo è Valentino Gaggia, che è a soli 7 punti dal leader. Tutto ancora apertissimo. Ecco, con 2 gare sei già 8° in classifica, quindi insomma ti puoi giocare ancora la vittoria del campionato. Sì, speriamo di andare avanti così, adesso che arriva Ala, è una pista dove ci ho corso tante volte e è una delle mie preferite. Ti piace? Sì, Ala è la mia pista preferita. Ah sì, e di dove sei tu, Nicolas? Io di Brescia. Di Brescia? E quanti anni hai? Devo compiere il 14 a gennaio. Bene, ecco, tra l'altro, come detto, ce l'ha scritto anche sulla maglietta, corre per il team Ace Racing. Come ti trovi con il team Lombardo? Io sono molto contento di essere di un team così, perché siamo sempre in compagnia, siamo sempre felici e non ci sono sempre agitazioni e così. Bene. Ma invece dici un po', secondo te, dove hai fatto proprio la differenza in quel di Cremona? Allora, io penso di essere riuscito a gestire molto bene la gara e comunque avere la costanza di avere sempre dei giri giusti senza perdere né guadagnare troppo. E avere anche un bel mezzo sotto sedere. Sì. Per questo primo blocco di trasmissione è quasi tutto. Io vado a ringraziare tantissimo Tommaso D'Ambrosio. Grazie. E ad Ala ci sarai? No, sono al mare. C'è il mare, ah. Ha capito. Dove vai di bello al mare? A Numana. Ok, Marte. Allora io adesso faccio così, chiamo Fabio Foglieni, gli dico guarda che io non ci sarò ad Ala perché vado al mare con Tommaso D'Ambrosio, vediamo come la prende. Buon mare allora. Vado in vacanza con i nonni, per dirlo. Vabbè, pensavo con la fidanzata. Grazie mille al simpatico Tommaso D'Ambrosio, che lo ritroveremo in pista Castelletto. E poi ancora a Nicolas Ari.
Sì, io vengo in pista ad Ara. Tu non vai al mare, vero? No, al mare ci vado un po' più in là. Ok. E sono molto contento della pista che hanno scelto. Bene. Noi ringraziamo Tommaso e Nicolas, sono anche simpatici i nostri Easy Driver. Molto. Spero di rincontrarli presto, sempre con ottimi risultati. Bene, noi andiamo un attimino in pubblicità, al nostro rientro ancora tanti protagonisti nuovi qua nei nostri studi di GoTV. Possiedi un immobile di grandi metrature a Milano? E sei intenzionato a venderlo? Non perdere tempo e l'opportunità di ricevere una proposta economica entro 72 ore. Contatta Echeo Luxury Real Estate al sito www.echeo.it. Echeo, professionisti al tuo servizio. Diventa pilota per un giorno a bordo di fantastiche Ferrari e Lamborghini. Con il tuo sogno in pista potrai metterti alla guida di straordinarie vetture racing. Scegli la macchina che hai sempre sognato e provala nei circuiti più belli d'Italia. Collegati al sito www.iltuosognoinpista.it e accendi la tua passione. Cosa aspetti? A scendere in pista fai diventare il tuo sogno realtà. La pasta di Camerino, sapori da ricordare. Farine per dolci soffici, le farine magiche. Fatte bene, per far bene. GoTV è sempre con te. Puoi seguirci anche in live streaming in HD al sito www.gotv.org. Rimani aggiornato quotidianamente sulla nostra programmazione attraverso la pagina Instagram GoTV. Ti sei perso qualche puntata? Non c'è problema. Collegati al nostro canale YouTube. GoTV, la televisione nazionale che aspettavi è sempre con te, dove e quando vuoi. Ancora tanta Easy Kart in questa speciale puntata. In studio con noi altri protagonisti del round di Cremona. Sono con noi Andrea Torello, protagonista nella classe 125. Ciao Andrea, buonasera. Buonasera, sono Andrea Torello, corro per la CF Racing nella 125 Easy Kart. Benissimo, e poi ancora Valentino Baracco che si è messo in luce nella BMB Challenge. Ciao, buonasera. 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 Ecco, prima di procedere nel raccontarvi le gare andate in scena al Cremona Circuit, noi come sempre con le nostre telecamere di GoTV abbiamo fatto un giro nei paddock e abbiamo intervistato alcuni team manager che popolano il Circus Easy Kart. Ascoltiamoli. Allora, oggi giornata speciale perché è una gara su una pista nuova e io che ho corso in tutte le piste d'Italia, questa non l'avevo ancora provata, ho approfittato di questa giornata di campionato Easy per correre qui a Cremona, circuito nuovo, molto bello, pista molto tecnica e molto faticosa e come al solito con Birra e le Easy Kart, un'organizzazione al top. Per quanto mi riguarda sto veramente faticando, però è anche normale vista l'età del senior. Mando anche un invito a tutti i senior di iscriversi alle nostre gare perché abbiamo anche la categoria over 35 e ci vediamo in pista, vedremo come va a finire. Torniamo ora alla pista, a voi gli highlights della classe 125 Master e Senior. Easy Kart 125, secondo successo stagionale per Riccardo Pollastri.
Pollo è tornato sul gradino più alto del podio dopo la vittoria del round inaugurale. Una prima posizione ottenuta sia nella sprint race che al termine di una finale molto emozionante con tanti colpi di scena, tra cui l'incidente che ha coinvolto il leader di campionato Alessio Guazzaroni e Federico Malvestiti. Sotto la bandiera a scacchi, Pollastri ha preceduto Andrea Torello, straordinario secondo, e Francesco Ruga, terzo classificato e autore della pole position. Da menzionare la partecipazione di Roberto Baroni nella categoria senior, per la prima volta su un go-kart in gara dalla sua partecipazione all'International Grand Final dello scorso ottobre. Al termine delle prove ufficiali cronometrate, pole position per Francesco Ruga del team Feroce Motorsport. Seconda piazza a soli 112 millesimi per Federico Malvestiti del team SKM e per il nostro Andrea Torello del team CF Racing la conquista della sesta piazza a meno di mezzo secondo dal leader. Allora, che crono sono state, Andrea? Sono state un po' difficili date le difficoltà che avevo avuto anche a warm up e... però sono riuscito comunque a colmarle e portarmi alla sesta posizione in griglia di partenza, che comunque non era male. Ecco, al via della sprint race, Francesco Ruga mantiene la leadership della corsa, mentre Andrea Torello guadagna una posizione e si porta in quinta. Ma subito, Miriana, cosa sì, succede? Sì, fino a metà gara troviamo Ruga al comando, con Pollastri e Malvestiti alle sue spalle, mentre tu rimani incollato al paraurti di Guazzaroni. Pensavi ad un attacco? All'inizio volevo provarci a attaccare Guazzaroni e provare ad avanzare alle posizioni davanti, però poi non ho voluto prendermi troppi rischi nella prefinale e andare a provarci subito all'inizio in gara. Esatto, nelle ultime fasi di gara Riccardo Pollastri da segnalare che si fa minaccioso alle spalle di Ruga. Il pilota del team CKC ha la meglio sul pilota della Feroce Motorsport e va a vincere così la sprint race proprio su Ruga. Terzo chiude Federico Malvestiti, al quarto posto Alessio Guazzaroni e poi quinto Andrea Torello. Allora, partivi sesto, sei arrivato quinto, hai guadagnato una posizione, ti è bastato o volevi qualcosa in più? Sono contento della prefinale, ma anche un po' amareggiato perché pensavo di riuscire a guadagnare più posizioni, però poi infine mi sono accontentato di un quinto posto che andava più che bene, data la finale che mi aspettava. Esatto, proprio in finale. Esatto, è stata una finale super emozionante nella 125 Easy Kart con Malvestiti che parte come un missile e si porta in testa. Ma già nel corso della prima tornata Ruga si riporta al comando al termine del primo passaggio Andrea Torello e al terzo alle spalle di Guazzaroni. Come hai vissuto queste prime fasi di gara molto intense, molto concitate? Partendo di nuovo sesto sono riuscito a riguadagnare una posizione subito al via, alla prima curva all'esterno, per poi stare vicino al paraurti di Guazzaroni per andare a approfittarne nelle ultime due curve, date i sorpassi che si erano fatti tra di loro, sono riuscito a approfittare di questa situazione e sfilare al terzo posto sul traguardo. Quindi a un quarto gara Guazzaroni rompe l'indugi su Ruga andando al comando. Torello guarda la battaglia dalla terza piazza, come hai detto ti sei portato in terza piazza, i due si passano più volte con Ruga che va a comandare e Andrea Torello si porta in seconda posizione. Insomma, avete fatto uno start veramente spettacolare. È stato un inizio di gara molto avvincente, dati molti sorpassi, controsorpassi che mi hanno permesso di portarmi alla terza posizione, seguendo Guazzaroni è in testa Francesco Ruga. Esatto, ma poi cosa succede, cara Miri? È a metà gara circa, bellissima staccata di Torello su Ruga, ti vai a prendere così la prima posizione con Malvestiti che intanto raggiunge il duo di testa. Bellissimo sorpasso. Sì.
È stato un bel sorpasso, soprattutto perché me lo sono studiato in vari giri che sono stato ad attendere seguendo Ruga. Esatto, in questa fase tra l'altro allunghi sulla tua concorrenza che è lotta serrata, tre quarti gara e colpo di scena, con Pollastri che sopravanza Malvestiti, nell'occasione ci prova anche Guazzaroni che però finisce sopra il pilota SKM, i due finiscono nell'erba. Ma poi... Sì, Pollastri nel frattempo ha la meglio su Ruga e si lancia alla caccia di Torello. L'attacco vincente da parte del pilota del team CKC arriva a poche tornate dal termine. Riccardo Pollastri va così a vincere la corsa, secondo un ottimo Andrea Torello, chiude in terza posizione Francesco Ruga. Che bella gara! Ecco, ti aspettavi di fare una corsa così da protagonista? Mi aspettavo una corsa molto vincente, però non mi aspettavo di trovarmi subito nelle prime posizioni date le qualifiche sfortunate. Ecco, tra l'altro, scusa se ti interrompo Andrea, a un certo punto avevi, cioè non solo ti sei portato al comando, ma hai allungato su tutti. Quindi, insomma, sembra che nella sprint race stessi giocando rispetto a come è andata la finale. Sì, nella sprint race stavo aspettando la finale per non rischiare di buttare niente nella sprint race e rischiare maggior parte in finale. Ecco, Pollastri non riuscivi proprio a tenerlo dietro? No, Pollastri dopo che mi ha passato è subito riuscito a allungare quello che gli bastava per difendersi negli ultimi due giri e non mi ha dato più opportunità di passarlo. Bene, bene, bene. Ottimo. Ora invece la classifica generale di campionato vede al comando Alessio Guazzaroni con 172 punti, a sole 12 lunghezze Riccardo Pollastri, terzo è Andrea Torello con 125 punti. Ecco, è ancora tutto molto aperto Andrea, dopo questo bellissimo secondo posto, insomma si riapre tutto. Sì, sono molto contento di questo secondo posto e in campionato punto a stare nella top 3. Ma come abbiamo appunto già detto, tu corri per il team CF Racing, dici un po' come ti trovi con loro? Mi trovo molto bene dato che ci corro da più di 10 anni e ormai si è creata una sorta di famiglia. Bene, ma ora dalla 125 Master and Senior passiamo alla B&B Challenge che è la classe regina del panorama Easy Kart. A voi le immagini, go! B&B Challenge, seconda vittoria consecutiva di Marco Maestranzi. 1-2 per Marco Maestranzi che ha bissato la prima posizione ottenuta a Viterbo lo scorso mese. Maestranzi ha preceduto per appena 5 decimi un ottimo Daniele D'Urso sul podio per il quarto round consecutivo. Terza piazza per Valentino Baracco a 970 millesimi dal vincitore. Una giornata di gara che ha visto prestazioni simili tra i piloti e che ha reso tutto molto incerto. La pole position è stata infatti conquistata da Gabriel Moretto, mentre la P1 nella sprint race è andata Daniele D'Urso. Qualifiche sempre, come sempre, molto tirate in casa BMB con Gabriel Moretto che sigla la pole position. A soli 141 millesimi troviamo Daniele D'Urso del team VRK Motorsport. Terzo è Giuseppe Gaglianò, segue Valentino Baracco che pensate che i primi 7 sono racchiusi in 2 decimi. Che qualifiche, Valentino? Sì, sono state delle qualifiche super tirate come sempre. Noi abbiamo cercato di portare a casa il giro più pulito possibile, però ci siamo piazzati soltanto in quarta posizione a causa di alcune mie piccole sbavature nel giro. Ecco, la sprint race vede una buona partenza da parte del leader Gabriel Moretto del team Redder, mentre alle sue spalle le posizioni vedono dei continui capovolgimenti di fronte con Valentino Baracco che sfila al termine del primo passaggio in quinta piazza.
Sì, diciamo che la partenza non è stata delle migliori, dato che non sono riuscito a trovare un varco e quindi sono rimasto un pelo più attardato. Però comunque ho cercato di rimanere fuori dai guai. Soprattutto incollato al gruppo di testa. Esatto. Insomma, andate tutti veramente molto uguali e molto veloce. Esattamente, infatti abbiamo Moretto, Gaglianò ed Urso con Baracco che ha la meglio su Maestranzi e ti porti così allora in quarta posizione. Sì, ai primi giri sono stato dietro a Marco appunto per vedere se ne aveva di più. Alla fine ho notato che ne avevo leggermente in più, allora l'ho passato e ho cercato di rimanere attaccato ai primi per non perdere il gruppo. Ecco, ma Baracco on fire in queste prime fasi di gara. In poco tempo è la meglio anche su Gaglianò e ti porti in terza piazza alle spalle di D'Urso. Ma subito dopo cosa succede? Sì, appunto, tu e D'Urso vi prendete a braccetto e raggiungete a vostra volta Moretto. Entrambi lo passate, anche se poi nell'occasione Maestranzi riesce ad avere la meglio su di te. Siete veramente tutti molto vicini, come dicevamo, tanto è vero che poco dopo ti riporti in seconda piazza. Che show, Valentino, ma che gara! Wow! Esatto, quando sono riuscito a ripassare Gaglianò mi sono subito attaccato a Daniele. Abbiamo cercato di evitare di darci fastidio per andare a riprendere Moretto, che se n'era leggermente andato. E appena l'abbiamo raggiunto abbiamo provato a passarlo, abbiamo iniziato un po' a chiudere, a darci fastidio e di conseguenza è arrivato su anche Marco, che avendo molta più esperienza è riuscito ad agevolarsi tra di noi. Però per poco, perché poi lo ripassi. Esatto. E quindi la gara viene vinta dal pilota del team WRK Motorsport Daniele D'Urso, seconda posizione per Valentino Baracco, seguono Gabriel Moretto e Marco Maestranzi. Ma poi c'è la finale, cara Miri. Esatto, Ricky. Al via della finalissima, D'Urso mantiene la leadership, anche se per poco, in quanto sia Gaglianò che Moretto hanno la meglio sul pilota del team VRK. Anche tu, comunque, al termine del primo passaggio devi comunque cedere la posizione a Maestranzi. Da segnalare comunque il colpo di scena delle prime fasi di gara, ossia il ritiro del pilota Redder Gabriel Moretto. Ecco Valentino, arriviamo al quarto passaggio, con D'Urso che si riporta il comando su Gaglianò, che perde la piazza anche su Maestranzi, mentre tu devi cedere la quarta posizione. Esatto, la partenza non è stata delle migliori perché sono rimasto leggermente attardato. Però nonostante ciò abbiamo cercato, come nella sprint race, di evitare più guai possibili e di cercare di gestire. Perfetto, infatti a tre quarti di gara arriva l'affondo deciso per la leadership della corsa da parte del pilota Emilia Kart Marco Maestranzi su Daniele D'Urso. Esatto, in questa fase di gara, agevolato anche dalla lotta davanti a te, Baracco riesce a portarsi in terza posizione, scavalcando due avversari in un sol colpo. Che mossa! Esatto, dato che in quel momento della gara ero leggermente in difficoltà, ho cercato di stare tranquillo, di studiare un po' quelli davanti e all'eventuale opportunità di errore passare. L'hai colta in pieno, esatto. Infatti. Esattamente, la gara poi termina con la seconda vittoria consecutiva da parte di Marco Maestranzi, seconda piazza per Daniele D'Urso e il gradino più basso del podio per Valentino Baracco, appunto. Dopo un avvio di stagione non molto brillante, però finalmente sei tornato sul podio. Sì, diciamo che è stato un ottimo risultato, peccato che siamo riusciti a prendere quel ritmo che ci serviva agli ultimi giri. Se la gara era leggermente più lunga o riuscivamo ad andare un pelo prima, secondo me potevamo tranquillamente giocarci la vittoria. Ecco, come mai nella prima parte di trasmissione, di stagione non sei stato così competitivo come ci hai abituato in tutto il 2022? Allora, sono stato così poco competitivo più che altro per il fatto che ho avuto uno stop durante il periodo invernale a causa di un intervento e quindi siamo arrivati un po' tardi all'avvio di stagione. Sono sicuro che già dall'Ala di Trento ti rifarai. Ma prima di parlare di Ala di Trento e ringraziamenti da parte di Valentino Baracco, dobbiamo leggere la classifica di campionato. Sì, allora, in testa alla classifica generale di campionato troviamo sempre il pilota del team VRK Motorsport Daniele D'Urso con 187 punti, seconda piazza per Marco Maestranzi a quota 152 punti e terzo è Andrea Calabrese con 134 punti. Ecco, esatto, adesso ci sarà in programma la gara di Ala di Trento, che tra l'altro si correrà in notturna. Cosa ti aspetti?
Ma mi aspetto, allora, innanzitutto la pista è molto tecnica, molto tosta, non è una delle mie favorite, insomma, però comunque cerchiamo di fare il meglio possibile. Bene. Come sempre. Ora, ragazzi, spazio ai più piccolini di giornata, la 60 Academy. Gustiamoci le immagini. Santa Academy, 14 piloti al via delle fasi di gara. Continua l'apprendimento e lo studio da futuri piloti degli accademini. I baby driver hanno partecipato con tanto entusiasmo anche all'appuntamento di Cremona. La giornata di gara si è aperta con il tradizionale briefing tenuto dall'istruttore Sabino De Castro e hanno avuto l'opportunità di scendere in pista in occasione delle tradizionali fasi di gara. Al termine della loro attività in pista, tutti i piloti sono stati protagonisti della cerimonia di premiazione sul podio. Ora, come già detto, l'appuntamento per il Circus Easy Kart è spostato per il 1° luglio, sabato 1° luglio, con questa bellissima gara in notturna che si correrà presso il tracciato di Ala di Trento. Io vado a ringraziare tantissimo per questa puntata Andrea Torello, ti auguriamo un gran proseguo di stagione. Grazie mille. E poi ancora il nostro Valentino Baracco. Grazie. E naturalmente alla nostra Lady Driver, eccola qua. Eccomi qua, grazie mille a voi. Come abbiamo anticipato inizio puntata, è stata una bellissima puntata, grazie Ricky. Voi ragazzi non cambiate canale che ancora tanto motorsport su queste frequenze vi attende. Ciao, alla prossima. Questo programma è offerto da Echeo, investimenti immobiliari. Visita il nostro sito www.echeo.it.